Le prime notizie di lunedì 17 luglio. Ha perso il controllo della sua moto enduro, finendo sull'asfalto e poi contro un costone di roccia. È morto così, intorno alle 13 di ieri, Antonello Savoia, 60 anni, noto commercialista fasanese. L'incidente è avvenuto lungo la statale 172 dei Trulli, che collega Fasano a Locorotondo, nei pressi della frazione di Laureto. Savoia era un appassionato praticante di motocross. Alcune persone sono state soccorse per aver inalato il fumo e una donna è stata tratta in salvo, ma per fortuna non ci sono stati feriti nel pauroso incendio divampato sabato notte in un palazzo di via Cugini nel centro di Taranto. Intorno alle 4 le fiamme si sono sviluppate in un appartamento e si sono velocemente propagate al resto dello stabile. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale. E sono state oltre 500 le richieste di intervento pervenute al comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce sin dalle prime ore di ieri per una serie di incendi in varie zone del Salento, Martignano, Soleto, Surbo, Leverano, Lecce e Novoli, i comuni più colpiti. Tra gli interventi più impegnativi, quello sulla provinciale 362 Lecce Galatina, dove per oltre 9 ore i pompieri hanno evitato che le fiamme raggiungessero case e aziende agricole. Due truffatori che avevano appena portato via 2.000 euro a una donna di 90 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Capurso, in provincia di Bari. I due, un 47enne e un 40enne, di origini napoletane, erano riusciti a convincere l'anziana con il solito trucco del nipote in pericolo. Per loro sono scattate le manette, mentre il denaro è stato restituito alla vittima, felicissima di rientrarne in possesso. Una coltivazione di marijuana con un centinaio di piante alte circa 2 metri è stata individuata a Mesagne dalla polizia all'interno di una fitta vegetazione di macchia mediterranea e rovi provvista di apposito impianto di irrigazione. Ora si cerca di identificare chi le stava coltivando. Bari perde un pezzo del panorama rap cittadino contemporaneo. Nico Antonacci, per tutti Ualino, è morto a 42 anni dopo una lunga malattia. Dal quartiere San Paolo aveva spopolato nel 2010 con la canzone Yekes La Realtà, per poi proseguire al fianco di Clementino nel 2012 e con il progetto dei Bari Jungle Brothers nel 2016, portando in musica il dialetto barese. È stata inaugurata nel castello di Mesagne la mostra Caravaggio e il suo tempo, in cui oltre a 4 opere originali del genio del 600 sono esposte anche una quarantina di tele di suoi contemporanei. La mostra rimarrà aperta fino all'8 dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Il prezzo d'ingresso è di 12 euro. Calcio Serie B, il Bari ha ufficializzato il prestito di Marco Nasti, classe 2003, attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan. Dopo la brillante stagione con la primavera rossonera nel 2021-2022, in cui ha realizzato 16 gol in 26 partite, Nasti era approdato a Cosenza contribuendo alla salvezza dei calabresi, segnando 5 reti in 27 presenze. Meteo si fa sentire la terza ondata di calore dell'estate 2023. Picchi di caldo eccezionali sono attesi anche in Puglia, dove a Foggia la temperatura salirà a 45 gradi. Punte comprese tra 38 e 41 gradi si prevedono a Bari. Ci saranno notti afose con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24 gradi, soprattutto nelle città più popolose. Queste le prime notizie del giorno. Appuntamento a domani.